Il vescovo che non prega, che non sente e ascolta la parola di Dio, che non celebra tutti i giorni, che non va a confessarsi regolarmente, così come può succedere al sacerdote, alla lunga perde l'unione con Gesù e questa mediocrità spirituale danneggia la Chiesa stessa. Così oggi Papa Francesco all'udienza generale, approfondendo il sacramento dell'ordine scandito nei tre gradi di episcopato, presbiterato e diaconato, il pontefice ha chiarito che quanti vengono chiamati dal Signore devono porre la propria autorità a servizio delle persone, della comunità, senza tuttavia considerarla un possedimento personale. Quando non si alimenta il ministero del vescovo, il ministero del sacerdote, con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio e con la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia e anche con una frequentazione del sacramento della penitenza, si finisce inevitabilmente perdere di vista il senso autentico del proprio servizio e la gioia che deriva da una profonda comunione con Gesù.